Sindaco, una manifestazione davvero ben riuscita in un momento estivo piuttosto caldo, con una giornata che minacciava pioggia, però poi è decollata alla grande. Beh, la follia è stata proprio questa, la follia di Massimiliano fin dall'inizio, fin da un mese, due mesi fa, da quando ha deciso di puntare su questa manifestazione. Se l'è portata avanti, se l'è messa sulle spalle e nonostante il tempo, diciamo, il tempo non ha avuto la meglio. E quindi oggi siamo qui a festeggiare, è un bel colpo d'occhio, tantissime macchine, tantissimi partecipanti, pubblico immenso e ci ha accompagnato poi alla fine anche il tempo, ce l'abbiamo fatta. Quindi davvero complimenti a Massimiliano per quello che è riuscito a fare. Un'organizzazione che davvero è stata capillare e ha portato qui a Raca gli amanti delle due e delle quattro ruote davvero in massa. Sì, è vero, ha portato in massa tutti gli appassionati delle due e quattro ruote. Questo è il successo di un'organizzazione, della volontà di fare qualcosa. Come dicevo prima, bisogna ringraziare il Comune di Racale non per il patrocinio, ma per l'impegno che ha dato veramente personalmente ognuno di loro alla realizzazione di questa manifestazione. E poi devo ringraziare veramente di cuore la mia famiglia che mi ha supportato e dato una mano nell'organizzazione di questo evento, che è stata veramente grande. E non di meno devo ringraziare i miei colleghi delle delegazioni ACI di Parabida, Gallipoli, Casarano e Nardò, che hanno lavorato al mio fianco e sopportandomi in tutto questo periodo. Siamo, le manifestazioni come ACI le organizziamo anche con un obiettivo dell'educazione alla sicurezza stradale, e con il sindaco insieme alla direttrice dell'Automobile Club di Lecce abbiamo intrapreso un discorso di un protocollo d'intesa, diciamo, da proporre anche all'interno delle scuole per quanto riguarda dei progetti sull'educazione alla sicurezza stradale. Questa torre, il mare, questa vegetazione mediterranea, questo è un posto incantevole.